Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Cross Gaming con la nuova puntata di Life is Strange Before the Storm. Allora, tanto per cambiare è successo un casino nell'ultima puntata e facendola breve hanno pugnalato Rachel. Ora sono in ospedale e per completare il recap leggiamo il diario. Allora... ok, questo. Max, prima credevo che la cosa più strana degli Amber fosse la loro normalità. Sembravano una di quelle famiglie... No, aspetta. No, l'ho già letto. Ok. Non è incredibile che tutti si fidino sempre di tutti a proposito... Ma vaffanculo, ho letto pure questo. Ok, Max, credo di volermi fare un tatuaggio. Sì, lo so, è una cosa permanente. Ma non lo è per davvero, se ci pensi. Perché nulla è per sempre. La vita è molto più semplice quando la pensi così. Prendi per esempio i miei capelli. Volevo vedere come stavo con i capelli blu e quindi mi sono tinta una ciocca. Mi piace un casino. Un giorno li farò tutti blu. E se non mi piaceranno, chi se ne, prima o poi avrò la ricrescita. Capisci cosa intendo? Sai cos'altro non dura per sempre? David. Ha provato a essere gentile con me nel modo più strano possibile. Poi ha cercato di connettersi con me parlandomi del suo amico morto e, boh, apprezzo lo sforzo, credo. Alla fine me ne sono andata e sono entrata in garage, la stanza che David sta trasformando nella sua stronzo caverna. Almeno ho trovato quello che volevo, la cassetta degli attrezzi di papà. Scommetto che gli sarebbe piaciuta l'idea di me che riparo auto con i suoi attrezzi. Adesso vado alla discarica a vedere se riesco a far partire quel cavolo di pickup. So che non durerà per sempre, ma spero di riuscire almeno a rimetterlo un po' in sesto. Chloe, il pennarello delebile. Max, hai notato che in ospedale parlano sempre tutti a bassa voce? Credo che sia perché quando parliamo a voce alta ci sembra tutto più reale, non so perché. Come quando scriviamo qualcosa. E pensare che solo qualche ora fa ero io che stavo riportando in vita qualcosa di rotto. Sono riuscito a riparare il pick-up, quasi non ci credo. Ho fatto un giro di prova per la discarica prima che arrivasse Rachel. Abbiamo chiacchierato per un po' e poi è andato tutto a puttane. Il responsabile? Damon Merrick. Lo psicopatico che per qualche motivo è strainteressato al padre e alla madre biologica di Rachel. È arrivato insieme a Frank, esigendo di sapere che cazzo stavamo facendo. Prima che potessimo scoprirlo, ha tirato fuori un coltello e ha colpito Rachel. Forse se fossi stata più veloce avrei potuto fermarlo, ma mi sono bloccata. Se non fosse stato per Frank... Poi siamo corsi all'ospedale, e adesso sono qui a desiderare che tutto questo non sia mai successo. Chloe, più reale di così non si può. PS, spero che Frank stia bene. Ok, questo è quanto. E c'è qualcosa... Ah, sì, Steph. Sei ancora qui? Siamo nella stanza 785, nel caso l'avessi dimenticato. Ok. Va bene, One more hour of waiting, and I would have read that. Ok. No, siediti qua che poi comincia a pensare, non mi interessa. Mom brought so many of these home when Dad died. And not a single one described how I felt. Damn. Are these all firefighters? Ah, a causa dell'aumento di incidenti dovuti a colpi di calore e inalazioni di fumo abbiamo messo a disposizione delle nuove sale rianimazioni. Tutti i nuovi parenti dovranno... che palle, paziente, oggi non so leggere. Dovranno essere ricoverati nel reparto B. Parlate con il vostro capoturno per aggiornamento protocollo di guarigione, eccetera. Un bel casino quel cavolo di incendio. Out of order, eh? Come on. Not that I have any coins anyway. Oh man. Jackpot. Sbatti. No, eh. Adesso mi sa che... Guess the citizens of Arcadia Bay aren't feeling so generous. Vabbè, dai, andiamo. Anzi, no. La risbattiamo un'altra volta. Niente, eh? No, vabbè, è imbarazzante, basta. Anthony North? Oh, il padre. Is that Mikey and Drew's dad? I wonder how he's doing. All right then. Thank you. Hi. Mr. North? That's me. And you are? I'm Chloe. Here to see Drew? Yeah. How are things going? Oh, you know how it is.
ups and downs. Drew's hurt, of course. But there's other things going well for us. I'm moving back into my old apartment in 2.5 hours. I don't know if you know this, but Mikey's been crashing at Drew's dorm. Oh? I had a bit of trouble with work. And it's all been pretty hard. Anyway, Drew managed to scrape together enough to get me back on my feet. I'm glad things are starting to work out then. Hold on. You said you were Chloe. Mikey's mentioned you a few times now. I have a question maybe you can answer. Sure. Both of those boys have been acting a little, well, guilty lately. Yeah, I've been spending most of my time looking for work. I'm worried I missed something important. Do you know if anything's going on with them? No. Sorry. This weekend was actually the first time I really hung out with them. That's all right. I appreciate that you've been keeping my boys company. Drew's got so many hopes for himself riding on their knee. It seems like he's been even more driven lately. I think my work situation's disappointed him. Both of them. Actually, in different ways. Sorry I'm laying all this on you. I've been trying to keep it light in there. That's okay. Nice of you to listen. Do me a favor. Don't worry either of them with... Oh, excuse me. Okay, but... I hope the Nords are going to be all right. Hey! You made it. Oh. Hey, Chloe. Hey, Drew. How's your knee doing? Do they think it's gonna heal? I'm not sure, actually. It's too early to tell. Sorry to hear it. It's all good. Love the hair, by the way. Pretty cool. I figured it might fit with my new barbarian look. You know, war paint. Awesome. Nerds. Hey, any news about Rachel? Her mom seemed hopeful. Rachel's stable. She'll probably wake up soon. How'd she get hurt? You'll think I'm joking when I tell you, but I'm not. What happened? She got stabbed in the arm by demon fucking Merrick. Seriously? It wasn't because of me, was it? No. Somehow, we've got our own shit with him now. That's crazy. Fuck that guy. I wish I could get my hands on him. Drew, chill out, okay? I'm headed out. Everything okay in here? Yep. Yeah. Don't have too much fun now. Try to keep it appropriate for the hospital. Bye, Dad. See ya, Pops. Man. Maybe I shouldn't have mentioned Damon. Rachel's gonna be up soon. Should probably head over when I'm ready. Okay, solita esplorazione. Ooh, I wanna eat that. Right now.
Those must be from Steph's parents. Look at that. Wells being nice for a change. Ok, ok, veloce guarigione, non posso altro che sentirmi responsabile. Ho iniziato a cercare nuove teste della sicurezza, eccetera. Vabbè, ho detto qualcosa di... I wonder if Drew will ever play again. Piace molto per la tua gamba, il tuo talento e la tua leadership sul campo ci mancheranno tantissimo. La, vabbè, per questo è dell'allenatore. It's nice that Mikey and Steph seem to be staying here all day. Drew's been in a lot of pain today. I think the football team needs thicker helmets. Yep. Definitely too many concussions. Ok, sì, ma con lui posso parlare, no? Damn. Drew looks really low. Hey. Sorry for losing it there. It's nice of you to come by. Yeah, no problem. Easier than you coming to me. You know what? I'm kind of tired. Oh. Right. I'll leave you alone. Ok. Va bene, basta. Direi che è il momento... Oh, la vignetta. Damn. An 8 out of 10. Dude, leave me alone. Ok, stop. Non so se me la sono giocata bene. I'm gonna head out. It was really great to see you, Chloe. Agreed. Don't be a stranger, okay? Yeah? Tell Rachel we're rooting for her. You bet. E va bene. Ciao Chloe, sono James. Rachel si sta svegliando, sono sicuro che le farebbe piacere vederti. Grazie. Ok, grande. Vabbè, dai, però padre di Rachel l'ho decisamente rivalutato. Those guys look exhausted. You mean it's controlled? No. I'm so glad Rachel's okay. Really can't wait to see her. Parliamo un secondo con lei. Rachel's mom does not look okay. Hey. Chloe, I can't even express thank you so much. I'm sorry. I'm a wreck. I stepped out to get some air. Rachel doesn't need me crying in front of her. Your hair. I almost didn't notice it. Oh, yeah, it's not a big deal. I bet Rachel loves it. I can't imagine what I would do if we lost her. Me too. You've grown so close, haven't you? Yeah. It's weird to think we just met a few days ago. When you meet someone who changes everything, you just know. Well, hang in there, Mrs. Amber. I will. Beh, vabbè, troppo troppo. No visitors. Huh? Why has my son been assigned to you? I never authorized that he be seen by you. I was assigned because Nathan was becoming quite upset. So they sent a psychiatrist. Because my son was upset. Holy shit. Please, Mr. Prescott, your son needs serious psychiatric... My son needs nothing from you.
he put down. Ooh. I'm so relieved that Rachel's awake. Ok. Problemi di Nathan che abbiamo visto decisamente nel Life is Strange originale. Entriamo. Oh, pure il caricamento? Dad, I'm glad that you're here. Me too, Rachel. It really hurts. Shh. The pain will pass. Chloe's here. You want me to stay? No. I'll be okay. Thanks, Dad. I'll come back in a little while. My guardian angel. I saw Steph earlier. She says hey. Steph's so cute, but not as cute as you. Stop. I mean it. Rachel, I'm sorry. What? What for? You're here because of me. Because I choked back there in the junkyard. What? Shut up. You were so fierce and I just froze. God, I fucked it up. And I'm so sorry. And you saved my life. You saved my life. I almost lost you. I can't believe I almost... You're not getting rid of me that easy. Good. Happy that your dad's here? I mean... I'm still mad at him for everything he's done. But it felt so good to lean on him. He's my dad, you know? I felt completely safe. Like on Mount Hood. Would you do something for me? Anything. Sarah. My mom. It's so weird to say. I'm not even sure what she is, honestly. But I think I still want to meet her. Are you sure? She could be completely different than you imagine. I'm sure. I don't even know if she's still in Arcadia Bay. But if she is, will you find her, please? You really want this, don't you? I do, Chloe. I really do. Then, of course, whatever it takes. I bet my dad has her number. Maybe in his office. Our house key's just under the mat. The code is 0722. To your dad's office? 0722. Yeah.
my birthday. I'll find her, Rachel. And then I'll tell her how fucking cool you are. Thank you, Chloe. For everything. Che miseria, pare morta così. Ma oh, vabbè, viva. La posizione un filino innaturale, leggermente staccata dal lettino. La ritrovata attiva fa un po' ridere. Hey, Elliot. Hey! Wait. Your hair, it's different. Yeah. Yeah. I like it. It's nice. Nice balloon, I guess. Yeah, it's for Drew. Were you just in there? I'm actually here for Rachel. What? Rachel's here? What happened? Vabbè. She got stabbed by a psycho. Oh my god. Yeah. It was insane. Holy shit. Wait, are you okay? I'm fine. She's fine too, by the way. Are you two in some kind of trouble? You can tell me if you are, you know. I won't judge. What? I don't even know what you mean. Come on. A random psycho going around stabbing people? For no reason? Well, that's what happened. Chloe. I'm seriously worried about you. Well, don't be. I mean, you're hanging out with Rachel Amber a lot lately, right? So what? So, obviously, something is going on. I swear, man. Everything's really okay. Okay. I trust you. Just remember I'm here, okay? If you suddenly need something. Thanks. Anyway, see you around. Yeah. See you around, Chloe. Sempre con queste discussioni strane e imbarazzanti. Ragazzo, mi sa che non c'è aria, eh? Ma soprattutto con la gnocca che con cui sto adesso, mi dispiace, non c'è storia. lo so. Ai ai. Lo so, state qua a preoccuparvi per vostra figlia. Io intanto entro in casa, tranquilli. Non succederà niente di male. Assolutamente niente. Cercherò solo di scoprire i contatti della vera figlia, della vera madre di vostra figlia. Quella per cui cercandola tua figlia è stata appena accoltellata. Ecco, io ci sto riprovando.
Beh, direi che un'esploratina importante ci sta tutta adesso. Mi sa che potrei trovare. I need to search this office for any communication with Sarah that can help me find her. Ok, interessante, vediamo. Arcadia Bay's least wanted. Dipartimenti polizia di Arcadia Bay, aggressione. Damon Merrick. Seguito uno scontro verbale con la vittima. Merrick ha impugnato un attizzatoio e ha colpito la vittima varie volte sulla testa. Abbiamo abbandonato la scena del delitto. Guanti Merrick ritrovati sul luogo, aggiunti alle prove. Vittima portata all'ospedale. Damon Merrick come assalitore. Da una vittima un testimone che ha richiesto di rimanere anonimo. Interessante. What do we have here? I should check the computer or some of those files laying around. Sì, ma richiudi, scusa. No, eh? No, ma lasciamo tutto così. Non capirà assolutamente che è stato qualcuno qui dentro. If it can rain ash, I guess it could snow in LA. Perché no? It's the big one. Ma gentilissima. James has a file on Frank. I'd love to read this, but I've got to focus on finding Rachel's mom. Best dad. That stuff is all politics anyway. Sweet. A secret key. Now to find the secret lock. Non pensavo assolutamente che l'avrei trovato. Messaggio da Mikey. Ehi Chloe, grazie per essere passata. Drew ti augura buona fortuna. Grazie, buona fortuna anche a lui. Chloe? Dimmi. Sei più forte di quello che pensi. Lo spero. Beh. Giustamente. Ah, cassetto chiuso a chiave. Però aspetta, prima voglio leggere un po' di cose. Sheldon. Why do I feel like I've heard that name before? I guess getting your ass kissed comes with the DA territory. Pro tip. When digging for secrets, try the DA's computer. Even if James is trying to protect Rachel from her mother, this seems like a pretty terrible way to act. Ah, ne ho abbastanza, James. Quando al parco mi hai detto che non mi avessi lasciato vedere Rachel, ovviamente ero arrabbiato, ma ho capito il tuo desiderio di proteggere. È normale per un genitore. Ma quando hai mandato quell'uomo a convincermi, a minacciarmi, sei impazzito? Non è un comportamento normale per un procuratore distrettuale. Cosa direbbero gli elettori? Ho il diritto di incontrare mia figlia e l'avvocato con cui ho parlato mi ha dato ragione. Ma la cosa più importante è che Rachel ha il diritto di sapere chi è la sua vera madre, ha il diritto di sapere la verità. Fai la cosa giusta, Sarah. Ah. Attenzione. James sure keeps lots of files on people. Eh beh, è il suo lavoro, giustamente. Cassetto chiuso a chiave. Locked drawer inside locked office. Seems promising. In effetti. Welcome to Shadyville. James's stamp collection? Non penso. I have to know who James is talking to on the secret phone of his. It could be about Sarah.
E quindi? Allora, leggiamo tutto e per la miseria. Mi hanno detto che puoi aiutarmi, sei passato al lato oscuro, sentiamo, ti chiamo stasera. Ho trovato chi stavi cercando, ti chiamo tra 15 minuti. Allora, non faccio opere di carità, prima devi fare quello che ti ho chiesto, non posso. Certo che puoi, perché ho parlato con la tua ragazza ed è una gran chiacchierona. Pare che non sarà così semplice, avremo bisogno di più persone, non fatele del male. Rilassati, ci sta lavorando il mio uomo migliore. Come sta tua figlia? Sai che è stata lei ad attaccarmi per prima, vero? Dovessi insegnarle le buone maniere. Non rispondi? Non ti serve più il mio aiuto, immagino. Oh! Aspetta! Che cazzo dici? James is working with Damon Merrick? Oh cazzo! This is insane. What were they talking about? Is the girl Damon's talking about Sarah? Whatever is going on, I need to see if Damon knows where Sarah is. But how do I get him to tell me? Da quando è che usiamo i nomi? Rilassati. Molto semplice, o fai quello che ti ho chiesto, il tuo piccolo problema diventerà un grosso problema. Allora, ti sei occupato della prova? Ah, ok. Shit. What do I say? Senti, so che sei nuovo, per questa volta ti perdono, ma non provare a fottermi, voglio vedere le prove. Ah. Hope James actually has this evidence. Don't think Damon will tell me where Sarah is. Unless I send him a picture. Beh, mi sa che sono queste, vero? Shit. Which of these is Damon talking about? I could just take a wild guess and see what he says. Ah, ok. Or maybe there's some guanti. Info on the case hanging around the office. Aspettando. Cosa c'è adesso? È quella la prova, no? Sì, adesso tu la distruggerai. Perché non ci arrivi da solo? Me ne occupo subito. If I can figure out how. Ok. How do I destroy a glove? Maybe I can burn it somehow. Ok. Cioè? Ah, non mi fa uscire? Ah, pensavo di dover andare in cucina a bruciarlo con i fornelli. Ah, brucia quanto? Magari adesso gli diamo fuoco a casa, però. In questa maniera. Non prende fuoco anche il cestino. Non mi sembra un cestino di metallo. Uff. Better not touch that again. Ce l'hai fatta, bene. Quindi? Dato che ormai hai distrutto le prove, puoi anche dirmi chi è stato a fare la soffiata. Oh, che cazzo! Dov'è Sera? Basta giochetti. Scusa capo, mi sa proprio che fare quello che ti ho chiesto. Dimmi chi è. O hai cambiato idea e vuoi occuparti tu del tuo problema? Oh, che palle. Damn. I hope James has something here to... tell me who Damon's informant is. So I need to find which of Damon's guys has been snitching. I should search around the office to see if there's any info to help me out. Oh, la cosa si sta complicando tantissimo comunque, mamma. Allora. Sto preparando la cena, che ora pensi di tornare? Non aspettarmi, ma non passiamo abbastanza tempo insieme, tesoro. Vuoi invitare Rachel? Se vuole venire, la benvenuta. Mamma, non ce la faccio a tornare stasera, scusa. Va tutto bene, Chloe? Sì, tutto ok. Ok, ti voglio bene, anch'io ti voglio bene.
Ok, bene, allora andiamo un po' al computer. Ah, oh, man. This guy's the snitch. He was so cool to me at the mill. Wonder if there's someone else I could pin it on instead. Ok, vediamo un po'. I agree to aid the courts on future cases. That could be seen as a little snitchy. Ok, Gerald Scott. This is that freak from the mill. Wonder what Damon would think of his very cooperative comment. Ok, Oliver Rutherford. Mi piace. Ok. There's no way that Frank is snitching on Damon. But I love learning about his badass loitering charge. Le accuse di vagabondaggio. Allora, accusa chi? No. Ok. If I'm going to accuse one of these guys, I'd better be sure I'm right. Ok, quindi? Foto di Frank, aspetta, foto del venditore. Foto di Thunder. This guy let me into the mill. Cool dude. I totally knew this guy was a criminal when I stole from him. Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? Guess this explains why Mr. Amber knows so much about Frank. Va bene, non c'è molto da dire, vero? Aspetta, va bene, ok, sì, venendo anonimo, bla bla bla. James doesn't really get Damon off the hook. That dude's gotta pay. Va bene, quindi mi sa che accuserò lo stronzo qui. Could this douchebag be the snitch Damon's talking about? Merda, davvero lo conosco. È Sheldon Pike. È ora di rimpiangere di avermi incontrato. Ottimo lavoro. Allora manca solo lo scambio di denaro. Mandami una prova che hai i soldi e ti dirò dove ci possiamo incontrare. Che coglioni! Payment? Fuck. Non so quanto è e non so dove poterla cercare. Quanto vuoi? La stessa quantità che mi hanno rubato i tuoi colleghi. Cioè? Here's hoping James already has Damon's money. But where would it be? Aspetta. Scusa, ma... Aspetta, lettere? Questa poi... Aspetta un attimo. Oh, dai. Sarah sent all these letters. James never gave them to Rachel? Alla mia Rachel, mi chiamo Sarah e sono la tua madre biologica. Prima di tutto voglio che tu sappia che rinunciare a te è stato lo sbaglio più grosso della mia vita. Al tempo ero in difficoltà contro una cosa contro cui sto ancora combattendo. È una battaglia che si è presa tutto da me, specialmente te. Ma ora so di poter essere parte della tua vita, finalmente. È molto più di ciò che merito, lo so, ma vorrei provarci se tu sei d'accordo. Prenditi tutto il tempo che ti serve. Se vuoi dirmi qualcosa o farmi delle domande, sappi che significherebbe tantissimo per me. Ti voglio un mondo di bene e spero incontrarti presto. Bacioni, Sarah. Aspetta, fino a un attimo. Sarah. Spero che non sia un problema se ti scrivo di nuovo. Temo che sarei stata una madre terribile, che ti avrei fatto del male, così come ho rovinato molti aspetti della mia vita. Se vorrei trovare il coraggio di perdonarmi, ok? Da qualche parte fosse un biscottino fortunato che non si può entrare due volte nello stesso fiume. Pensi che sia vero? Perché ho sempre immaginato mentre leggi queste lettere. James è molto protettivo, ma è una persona buona. È stato questo il problema, sai? Io non ero adatta a lui e la vita che voleva darti. Spero che potremo creare qualcosa insieme. The Sarah in this letter doesn't seem anything at all like the person James told us about last night. Vabbè.
Ciao James, capisco che tu non voglia farmi parlare con Rachel, ma non pensi che dovrebbe essere lei a decidere? Tutto quello che ho fatto lo scorso anno è stato per dimostrarti che sono pronta a entrare nella vita di Rachel. Sono andata in riabilitazione, sto guarendo, non ho più bisogno di soldi o assistenza. So di poter essere un'influenza positiva per lei, sto per tornare a Arcadia Bay, una volta eri l'amore della mia vita, per favore non portarmi via anche questo. Gentile signora Amber, rappresento Sarah Gerard, madre legittima di Rachel Amber, richiedente custodia congiunta. Ah, signora Amber. Ok, che lei cessi di desista all'impedire illegalmente i contatti da Sarah. Apriremo un caso contro di lei. So, this looks like Sarah stopped cashing the checks James sent her. Guess he forgot to mention that during his story last night. Ok, $3,000, minchia. Ok, questa poi. Ah, cassetto sinistro, vediamo un po'. Guarda. More sherry. Ok, il graffito non mi sembra opportuno. Looks like a recent email from Rachel's mother to James. Even man. This guy's the snitch. Va bene. He was so cool to me at the mill. Non so bene cosa Wonder cavolo if there's fare. Someone else I could pin it on instead. Feels a little weird having this guy's records at my fingertips. Segatura, aspetta. I wonder if this has anything to do with Damon's stash. Indaga. Holy shit. That must be thousands of dollars. No wonder Damon wants it so bad. Fantastico, ecco qui la tua ragazza, è tutto pronto. Fuck, that's Sarah. Cazzo, quella è Sarah, è alla segheria. Che cosa le starà facendo? No. What is he doing to her? Portami la roba e possiamo finire il lavoro. Cosa vuol dire il lavoro? Lasciala andare? O arrivo subito? Che cazzo gli dico? Cambiati idea, lasciala andare. Ti stai cagando sotto, eh? Si vede che sei nuovo. Se mollassi il suo cadavere davanti a casa tua, portami i soldi, poi ne parliamo. Merda. Holy shit. Does James even know what he's doing? Ok, I still have time. Damon's waiting for his money, right? He wouldn't do anything to her. Yet. Fuck. I need to get there fast. Chloe? Elliot? Hey! Elliot, what are you doing here? What are you doing here? This is Rachel's house, right? Did he really just follow me here? I can't really talk about it. Rachel needs my help. I'm sure she does. I'm more concerned about you. I'm fine. You're the one acting crazy. You shouldn't be here. Chloe, what is... Elliot, put that down. You have no idea what you're dealing with. And you do? Chloe, God, what have you gotten yourself into? You wouldn't understand. Give me a chance. What the hell are you doing? I can't tell you, but obviously this is pretty serious shit. That's why I need to leave right now. You mean serious for Rachel, right? But you're the one putting yourself in danger again. I'm so sick of you not seeing who Rachel really is. When will you realize what she's doing to you?
Elliot, just take a step back. No! You need to listen to me. What has your relationship with her gotten you? You don't know what you're talking about. First night you hang out, what happens? You end up in a fight. You don't know what you're talking about. Rachel saved my ass. I'm sure that's how it seemed to you. Stop suggesting that she's somehow bad for- The next day she convinces you to skip school. Magically, she barely gets in trouble. And you get expelled. I took the fall because I wanted to. Rachel tried to protect me. Yet somehow, it all worked out for her in the end, as usual. You don't understand. You weren't there. Was she protecting you when she made you take part in a play you didn't want to be in? Seriously, man. You need to shut the fuck up before- I've been quiet long enough. Look, Rachel is an amazing actress. And I don't mean on stage. She's fake. You're real. And I hate to see her manipulate you like this. Elliot, I promise. No one is manipulating me. No? Just look where you are now. A high school dropout. Hanging out with criminals and breaking into houses. It's crazy. It just as easily could have been you in that hospital today. If that ever happened... Dude, you know you sound a little stalkerish right now. Stalking is defined as repeated unwanted interactions. How long have my interactions been unwanted? Tipo da adesso? I'm the one who cares about you, Chloe. Me, not Rachel. It's time you saw the truth. What does that mean? It means you're going to stop thinking about Rachel and pay attention to me now, for once. Oh, cazzo. Elliot, please. I know you're upset, but- I'm not upset! I'm trying to help you. Okay. Elliot's gone full-blown crazy. I need to get the police to come without tipping him off. Who was there for you? When Max left? When your dad died? No one else gave a shit about you except for me. We have a lot to talk about. And I don't care how long it takes. We're not leaving until you see that I'm right. All right, Elliot. You want to talk so bad? Let's talk. Oh, le sfide di insolenza, ok. What's really going on here? You can tell me. Here's what's going on. We're at the DA's house, and we should probably leave before he comes back. Don't worry. With Rachel in the hospital, James isn't coming anytime soon. I'm talking about your situation. Rachel is dangerous. You need to realize that. You're the one who's oh, keeping merda. Me here. Sbagliato. At the Arcadia Bay DA James Amber's house. Ho sbagliato. You're acting strange. Ma perché? What's going È on? La seconda volta che sbaglio. What? Nothing. I... What are you... Ugh, you bitch! Can't you see? I just want to help you!
You're going to assault me now? That's how far you'll go to protect Rachel? This is what I'm talking about. No, you idiot. What the fuck? Better run, dickbag. Cops will be here any minute. Che casino di merda che ho combinato. Mannaggia la miseria, potevo risolverla un sacco meglio, mi sa. Oddio. Ok, queste texture a bassa risoluzione a 2 cm dalla mia faccia me le sarei risparmiate volentieri. E anche queste. Vabbè. Wow. Ragazzi, è meglio che ti dai una risistemata in testa prima di continuare, eh? E che bordello. Much destruction. All because Rachel got angry at her dad, who's been lying to her all her life, and he's still lying. Hey, being a dad's tough. That doesn't justify what he's done. I'm just saying, I'd probably do anything to keep you safe. Hey, Dad? Yeah? Did you ever lie to me? I don't mean telling me that ashtray I made for Mom wasn't a piece of crap. I mean, like, really lied about something that might hurt me to know. What do you think? I just don't know anymore. That's what makes it so horrible. James Amber, the perfect dad, and James Amber, the scheming asshole, would act exactly the same around Rachel. Oh, sweetheart, you're a terrible liar, so I couldn't have been much better, right? Would you love me less? Of course not. You sound pretty sure, sweetheart. You were pretty sure Mom would never fall in love with someone like David, too. Are you really ready to hear the answer to your question? Ready as I'll ever be. Problem is, I'm dead. So how am I supposed to tell you anything? Che tristi che sono sti siparietti, mannaggia. I guess it's better this way, not knowing. Then I'll always be the perfect dad? How many people get to say that? No word. My ride, my tunes. Am I seriously going in to face Damon Merrick? All for Rachel? Crazy. Hella crazy. I'm glad you're here, Dad.
You don't want me to go? No. I like the company. Besides, you don't want to miss this. Things are about to get real. Ma la faccia del cazzo. Serio un bel po'. Sta puntata sta durando un sacco, ragazzi, me ne rendo conto. Sto aspettando il momento giusto per staccare. Che credo che sarà questo. Is that blood? Frank? Frank! Shit, this is bad. I'll get you help, Frank. But first, I've gotta help Rachel's mom. Ok, ragazzi, è decisamente il caso che ci fermiamo qua, perché questa puntata è durata veramente tantissimo, ma non sapevo bene quando staccare, perché nell'ultimo momento non ci abbiamo avuto momenti di stacco veri e propri. Forse sì, e me li sono persi. Comunque sia, questa puntata è durata tanto, spero che abbiate gradito ugualmente. Continueremo comunque in ogni caso domani. D'accordo, ragazzi? Quindi per oggi è decisamente tutto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto. Esatto, e vi sta piacendo questa serie, e qui sotto in descrizione trovate, come sempre, tutti i link ai miei social e tutti i link per supportare il canale. D'accordo, ragazzi? A presto!